vabbè, vi ringrazio per essere qui, ringrazio Angelica, Daniele, tutto il team di Lungomare per averci invitato, per averci scelto come pratica per raccontare, diciamo, quella che è la nostra esperienza. Appunto, io sono Nasrin e faccio parte di Orizzontale. Vedete una piccola, questo è un ambiente nel quale ci siamo trovati a lavorare molto spesso, è il retro bottega, noi lo chiamiamo, è una parte dello studio che ad oggi è un parcheggio e che utilizzavamo per montare, diciamo, strutture con cui poi andavamo a fare dei progetti a Roma. E ci piace molto mostrare questa foto perché è una dimensione nella quale ci troviamo molto spesso a lavorare. Nasciamo nel 2010 a Roma, questo è quello che vedete sullo sfondo, è il Pigneto, che è un quartiere che è, diciamo, un quartiere abbastanza centrale, però è sempre definito come un quartiere periferico, è un'area marginale, e in questo quartiere abbiamo iniziato a fare i primi progetti. Nasciamo dall'Università di Roma, dalla Facoltà di Architettura, e eravamo tutti studenti di diversi anni, accomunati comunque da un desiderio di fare una ricerca parallela a quella che era quella, diciamo, la ricerca degli studi, all'interno dei quali vedevamo che nel mondo accademico non si trattava poi quello che era lo spazio della città effettivamente. Veniva in tutti i vari laboratori di progettazione deputato a quello spazio bianco che non si capiva bene cosa fosse, oppure nel laboratorio di urbanistica aveva sempre una scala, diciamo, che reputavamo poco umana. Allo stesso tempo c'era un sacco di voglia di imparare a fare, a costruire, a sperimentare con la materia, e quindi ci siamo cimentati con questo in maniera auto-organizzata, autogestita e totalmente autoprodotta. Questi siamo noi, è il nucleo, diciamo, questo è il nucleo originario. Cosa? È tutto scatenato. No, io sono in mezzo. Questo fa, sono trasformista. Questo è il collettivo, sono Juan alla vostra sinistra, Juan, Margherita, Jacopo, io, Roberto, Stefano e Giuseppe. E la formazione del collettivo è cambiata negli ultimi anni, adesso, diciamo, attivi a Roma siamo quattro e altri tre stanno facendo anche altre esperienze fuori da Roma. E nasciamo come collettivo perché sentiamo comunque il desiderio di intraprendere questa ricerca insieme, e essendo la costruzione un focus principale che ci diamo dal principio, per noi il lavoro del collettivo facilitava anche questo aspetto. Dall'altra parte era perché vedevamo comunque l'opera di architettura come un'opera e uno sforzo appunto collettivo e fatto da un grande numero di persone. Siamo parte di un movimento molto più ampio, è una pratica, questa pratica con focus spazio pubblico e spazi comuni, è una pratica che è molto sviluppata in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo, possiamo dirlo. Questo prendo, diciamo, questa mappa in prestito da un altro collettivo, che sono i collettivi Tessè, che mostrano alcuni gruppi che li localizzano. È, diciamo, questo del focus dello spazio pubblico è un tema che è estremamente importante in questi tempi, secondo noi. Iniziamo questa ricerca appunto come abitanti di questi spazi collettivi. Roma è una città che ha sempre vissuto lo spazio urbano aperto come in maniera viva, in maniera informale, e mano a mano notavamo che c'era un po' un abbandono di questo sistema di vita, nonostante comunque il desiderio da parte degli abitanti rimanesse. Allo stesso tempo c'è un grande potenziale, perché appunto in una città come Roma ci sono tantissimi spazi che sono sottoutilizzati o poco valorizzati. Mostriamo quasi sempre in tutte le nostre presentazioni questa cartolina, perché rappresenta, quando ci hanno chiesto da New Generations, che è un festival di architettura portato avanti da Itinerant Office,
ci chiedono qual è il ruolo dell'architetto, che è una domanda che ci si pone molto spesso nella società contemporanea, e secondo noi appunto il ruolo dell'architetto è quello di essere un rabdomante, quindi è quello di cercare energie sommerse e farle emergere nel tentativo di appunto mostrare, rendere manifesta un'oasi da quello che è un banale pozzo. Quindi principalmente la nostra pratica si concentra nel trasformare spazi di abbandono, oltre a trasformare spazi abbandonati ed utilizzare materiali di scarto all'interno di quelle che sono le nostre strutture, e quindi progettare anche a partire da questi materiali. C'è anche un altro tipo di lavoro che invece è quello di recuperare tutta la parte immateriale di queste risorse che ci sono e a volte sono invisibili o appunto sopite o sommerse, per riuscire a favorire delle abitudini o dei rituali collettivi che magari sono stati dimenticati o che magari sono presenti ma semplicemente non sono manifesti o non sono potenziati. Quindi cerchiamo di mettere in sinergia appunto queste risorse materiali, spaziali e di persone, di usi, di memorie, di culture dello spazio, per riuscire a creare dei nuovi scenari all'interno dei territori. Quello che facciamo è riabitare e ricostruire dei luoghi cercando di aggiungere dei nuovi significati. Le città, i contesti all'interno dei quali ci muoviamo vivono di un passato, di un presente, che è l'azione che cerchiamo di intraprendere molto spesso con i nostri progetti per mirare a degli sviluppi futuri. Quindi diciamo non è una nuova abitazione, ma è un riabitare uno spazio, ricostruire un qualcosa all'interno di quegli spazi che hanno già visto, hanno già vissuto degli usi, e semplicemente è cercare di dare una stratificazione di nuovi significati a quello che diciamo c'è già ed è presente all'interno del contesto. Questo lo facciamo attraverso allestimenti. L'autocostruzione è uno strumento che utilizziamo in determinati progetti, specialmente in progetti all'interno dei quali ci sono spazi con intorno una comunità. È una comunità o da ricreare o una comunità attiva. E è uno strumento, quando facciamo gli allestimenti, non sempre lo mettiamo in campo, ma ci deve essere appunto un senso specifico. L'autocostruzione serve per far sentire gli abitanti e tutte le persone, noi stessi, gli studenti, chi partecipa, studenti di architettura o di arte o di design o semplicemente degli appassionati o abitanti appunto dei luoghi, sentirsi di appartenere a un determinato spazio, da un determinato luogo, e soprattutto sentirsi partecipi della trasformazione. Facciamo installazioni che chiamiamo molto spesso macchine relazionali, strani dispositivi che trattiamo come scenografie. Per noi la città, lo spazio pubblico della città è quasi come se fosse un teatro, e ogni giorno viene messa in scena o un'azione quotidiana che è del vivere lo spazio in maniera spontanea, o delle azioni organizzate di eventi spettacolari e straordinari. L'architettura temporanea è un'altra metodologia di cui ci serviamo molto spesso, perché è un metodo immediato per riuscire a generare una trasformazione e soprattutto per riuscire a suggerire degli usi ad uno sviluppo futuro, e anche perché in determinati luoghi nei quali andiamo appunto ad operare delle trasformazioni, pensiamo che non sia necessario che le strutture che costruiamo debbano rimanere per una temporalità eccessivamente lunga, ma speriamo sempre che possano generare una trasformazione successiva e anche essere sostituite da nuovi oggetti e da nuovi elementi. Creiamo processi aperti insieme a diverse realtà, organizzato informali. Non pensiamo che la partecipazione passi attraverso il richiedere agli abitanti di scegliere un determinato, di progettare uno spazio, ma ci piace ascoltare gli abitanti con le loro storie di uso dello spazio, di come si sentono relazionati ad un luogo e quali emozioni li legano a quello stesso luogo. Pensiamo che ogni persona con il proprio bagaglio
possa contribuire attivamente alla creazione di uno spazio, non però dando la responsabilità di scegliere come fare questa trasformazione architettonica. E cerchiamo anche di creare degli strumenti per potenziare delle comunità. E in molti casi ci sono delle comunità stesse che diventano committenti dei nostri progetti e richiedono delle azioni in dei luoghi che comunque in cui vorrebbero fare appunto un'attività, una programmazione e viverli. Diciamo che dividendo più o meno in maniera molto difficile quello che facciamo, queste sono delle categorie che abbiamo tirato fuori, comunque su cui ragioniamo continuamente, che appunto costruiamo delle infrastrutture collettive, cerchiamo di creare nuovi immaginari e di scrivere delle nuove storie urbane all'interno dei contesti su cui lavoriamo, creare dei luoghi, quindi da spazi abbandonati, cercare di far rientrare questi territori nel sentire comune, di costruire insieme alle persone questi luoghi, creare oggetti che favoriscano l'interazione, che non siano degli oggetti che suggeriscano necessariamente una funzione o un uso, ma anzi di stimolare anche degli usi inaspettati. Abitiamo molto spesso spazi sospesi che chiamiamo soglie, che sono spazi che sono temporaneamente, che non è chiaro di che proprietà siano, che sono degli spazi ibridi, che non hanno appunto ancora una funzione in essere, che non è chiaro di chi sia la proprietà, che però sono spazi che hanno un grande potenziale, normalmente, almeno per l'esperienza finora, e cerchiamo sempre di attivare comunque delle metodologie in cui possiamo apprendere da altre persone, da altre realtà, delle nuove tecniche o appunto delle cose che non conoscevamo ed insegnare tutto quello che diciamo abbiamo imparato con l'esperienza. Per noi la pratica è la metodologia con cui facciamo la ricerca. Abbiamo chiaramente facciamo anche dei pensieri teorici, ma per noi diciamo tutte le teorie su un progetto, su cosa sia meglio per uno spazio, ci piace poi provarle empiricamente, andando a fare un'azione, costruendo in un determinato luogo, cercando di creare dei processi complessi, accompagnando anche gli abitanti in questo e insomma, e vedere cosa poi porta il processo. A volte ci ha portato a dei fallimenti che però ci hanno aiutato anche a correggere molto spesso il tiro e a darci degli obiettivi sempre più ampi, anche un po' più precisi in alcuni casi. Ora faccio diciamo un rapido esempio di infrastrutture collettive. Questo è il progetto 8 e mezzo con cui abbiamo vinto IAP nel 2014, che era uno spazio, diciamo, una macchina scenica per lo spettacolo, così ce la siamo immaginata, e che crea dietro uno spazio più protetto, che era invece una piazza più tradizionale. Aveva molte funzioni, veniva utilizzata quotidianamente e si veniva anche utilizzata invece per la programmazione estiva del museo. Tutti i materiali, diciamo, luminosi, che era una parete luminosa, erano dei fusti di birra. Tutta questa, per farvi capire più o meno come funzioniamo, tutti i materiali di questa installazione poi ce li siamo presi, sono stati un tot di tempo nel magazzino finché, insomma, dovevamo capire un po' cosa farci, e poi li abbiamo riusati per altri 5 progetti successivamente. Creare degli immaginari è, questo è sempre un esempio di un lavoro che abbiamo fatto invece ad Utrecht, è di scrivere delle metafore all'interno di luoghi. In questo caso era un luogo soggetto, questa è un'area Lecce-Rhein che si trova non lontano dal centro di Utrecht e che però è uno spazio totalmente in costruzione. Adesso c'è diciamo, hanno raddoppiato, prevedevano di raddoppiare la popolazione della città, e questo è un lotto su cui il comune di Utrecht voleva fare una sperimentazione, l'ha dato in gestione a un'associazione locale, e in cui
costruiranno un centro culturale. Prima di costruire il centro culturale hanno già attivato il lotto facendo tutta una serie di azioni, tra cui questa installazione, e ne stanno facendo anche altre, e il lotto evolve mano a mano durante il tempo e cercano di capire così anche come portare avanti il progetto definitivo. In questo caso, essendo una città totalmente in costruzione, per noi era creare una mitologia, e questa mitologia era le unità per urbanauti, che erano immaginati come dei pionieri che dovevano navigare nello spazio pubblico per riconoscerlo in maniera anche abbastanza ludica. Questo è un altro progetto di placemaking, però non ne parlerò oggi. Questo è per far capire più o meno che tipo poi di il prodotto che andiamo a fare, che però non è poi il focus di quello che è il nostro lavoro, perché il focus è più la metodologia con cui portiamo avanti questi progetti. Per quanto riguarda la ricostruzione dell'immaginario, ho scelto di portare Largo Perestrello perché è un progetto che ci portiamo avanti dal 2010, è a Roma, è una piazza che si trova alla Marranella, non lontano dal nostro studio, e è uno spazio estremamente interessante, intanto perché il quartiere della Marranella è un quartiere molto eterogeneo, è abitato da tantissime comunità diverse, e la maggior parte non sono comunità italiane, e è un quartiere che ha vissuto due flussi migratori, uno che era diciamo all'inizio del Novecento, da migranti che venivano dal sud Italia e si insediavano qui perché c'era il cantiere di Termini in quel periodo, venivano a lavorare nelle campagne o nei mulini che si trovavano nella zona. E poi c'è una nuova migrazione e la maggior parte delle persone di vari luoghi lontani, c'è una grandissima, fortissima comunità bengalese, cinese, indiana e marocchina che vive all'interno di questo quartiere, e diciamo c'è anche un forte scollamento sociale. La cosa particolare di questo spazio è che è rimasto chiuso per 10 anni, questo faceva parte del piano urbano parcheggi di Roma, e sotto a questa piazza che è stata chiusa per 10 anni c'è un parcheggio di 2 piani che invece era attivissimo sin da subito. Le compensazioni urbanistiche che il privato doveva fare insomma non erano state ancora fatte, e diciamo la prima azione che facciamo, eravamo proprio all'inizio, era di aprire i cancelli della piazza a fare un grande punto interrogativo. E questo perché è una zona molto densa e ci sono pochi spazi aperti all'interno di questa parte, di questo quartiere, e questo spazio è molto particolare perché appunto è uno spazio aperto totalmente libero, pedonale, e quindi abbiamo sempre visto un forte potenziale. Inoltre era al centro di moltissime battaglie da parte dei comitati di quartiere, sia del quartiere di Torpignattara sia del quartiere Vigneto, ma nessuno di questi due comitati si riconosce effettivamente in questo quartiere, cioè uno dice che è dell'uno e uno dice che è dell'altro, sia Vigneto Basso, Torpignattara Alta, insomma non si capisce bene di chi sia. Però appunto dopo l'apertura si avviano i lavori e decidiamo di fare una seconda azione con questa tutta materiale recuperato dalla mostra che si chiama World Watching, perché tutto questo era autoprodotto, cioè ne vendeva tutte queste riunioni, dici che fai, che non fai, ok, andiamo a fare un'azione qui. E niente, questo dispositivo era un piccolo dispositivo sia per far sedere le persone, perché comunque non c'erano panchine né nulla, e sia perché era un presidio per controllare i lavori, ispirandosi agli Umarell, considerando che sono i maggiori controllori di tutti i cantieri, perché non farli controllare questo spazio. Viene inaugurata la piazza, e solo che adesso si vede probabilmente meglio nella prima foto, e non c'era, e questa è anche una foto datata, era una piazza, c'era ancora un po' di roba sopra, adesso non c'è più niente, cioè in tutta questa piazza c'è una panchina che tra l'altro ad orari viene, diciamo, se la prendono le signore, ci sono diversi gruppi che comunque cercano di accaparrarsi la panchina, e le persone tendono a sedersi ai margini di questa piazza sostanzialmente. Quindi nel 2012, anche con un intervento decisamente naif, non avevamo una sede in quel periodo, quindi lavoriamo alla SNIA, che è una
uno spazio autogestito del quartiere, decidiamo di fare degli arredi urbani, ma di dubbio gusto, insomma, dovrebbe andare con tutti i materiali che recuperiamo per la città, cioè andavo col furgone a fare questi safari basura. E niente, facciamo questo intervento che era una, diciamo, nella giornata di celebrazione della piazza, che è stata poi vissuta moltissimo da tutto il quartiere, e da questo momento in avanti c'è una pausa. Noi ci distacchiamo perché comunque c'era stato un grandissimo dibattito per quegli appunto arredi urbani che avevamo messo lì, c'era una parte della popolazione che li voleva tenere, un'altra parte che invece li voleva bruciare, c'era chi voleva che ci fossero persone che vivessero alla piazza, chi no, insomma. In quel periodo per noi era importante stimolare un dibattito, non tanto come si arrivava poi a fare un determinato oggetto all'interno di uno spazio, ma era quello di rendere manifesto a determinati abitanti il fatto che quello spazio gli appartenesse in qualche modo. Però appunto ci allontaniamo e torniamo nel 2017. La piazza è molto interessante sotto ogni punto di vista perché viene vissuta in maniera spontanea nei modi più disparati. Ci giocano a badminton ogni sera più o meno, salvo quando appunto piove, fanno prove di ballo in piazza, c'è il volley della domenica, soprattutto l'estate, i bambini giocano, insomma è uno spazio molto molto vivace. Torniamo nel 2017 in occasione di un festival di architettura che si sarebbe tenuto a Roma, che è New Generations, di nuovo con Itinerant Office, e ci chiede di fare un intervento e a noi ci viene proprio spontaneo indicare questo luogo dove riandare ad agire. Però sentiamo che c'era stato un distacco, quindi cerchiamo di... avevamo avuto anche degli anni, insomma 5 anni ci separavano da questo spazio, e quindi decidiamo di tornare con un altro tipo di metodologia, un altro tipo di processo. Collaboriamo con un gruppo di psicologi sociali per fare sia un laboratorio di costruzione che un laboratorio di esplorazione del quartiere. E quello che emergeva è che comunque ci fosse un fortissimo scollamento sociale, che ogni gruppo che si identificava o nel gruppo degli anziani o nel gruppo dei bengalesi o nel gruppo dei sudamericani riconosceva come un altro gruppo diverso da sé, come una sorta di agente distruttivo dello spazio collettivo, e quindi c'era molta sfiducia, e però tutti diciamo pensavano che si sarebbero potute fare un sacco di cose all'interno di questo spazio, quindi la cosa però dicevano però non c'è una ricchezza effettiva in questo quartiere, cosa c'è? Da un'esplorazione invece questo è uno dei quartieri con un altissimo numero di associazioni culturali, associazioni sociali che lavorano quotidianamente sul territorio, e ci sono diverse anche realtà interessanti ed attive, cioè ad esempio una consulta di quartiere che organizza ogni mese una cena. E l'unica cosa è che appunto il comitato, diciamo i comitati di quartieri, si sono iniziati a allontanare anche loro da questo luogo. Quindi ci viene in mente di costruire una metafora intorno a questa storia, che è l'iceberg, perché ci sembrava assolutamente doveroso far cambiare sguardo su questa piazza, cioè iniziare anche a giocare su quello che è l'immaginario collettivo della popolazione, che non vede non solo della popolazione ma anche di persone lontane da questo quartiere, che vedeva solo un territorio di criticità, quando in realtà è un luogo che è ricco di risorse sommerse. E per quello creiamo questa iceberg. La finalità era quella, parlando con tutte le associazioni, tutta una serie di associazioni del quartiere, era quella di fondare un tavolo di coordinamento delle associazioni. Abbiamo fatto tutta una serie di incontri con il municipio per far sì di fare questa prima installazione, che doveva essere temporanea, però far sì che il municipio fare una donazione al municipio in modo che in forma temporanea si potesse prevedere un percorso all'interno del quale le associazioni avrebbero potuto fare una programmazione sulla piazza e avviare un percorso di cogestione anche dello spazio.
Questa cosa, accolta molto positivamente all'inizio, ci fa scontrare con la realtà dei fatti, che questi sono alcuni usi della, diciamo, delle strutture, con la realtà dei fatti che comunque non c'era uno strumento all'interno dell'ufficio amministrativo, cioè ci siamo proprio scontrati con l'ufficio tecnico, che dice ma che è sta cosa? C'è una gradonata, specialmente il tavolo era già più riconoscibile, nonostante fosse poligonale. Però la torta, come è stata la torta della Lazio, anche come è stata la torta dei Balconi, i nomi sono sempre divertentissimi, non era riconoscibile nessun tipo di manufatto ascrivibile come arredo pubblico, ad esempio. L'installazione artistica creava dei problemi, soprattutto per una questione ma quanto dura, l'abbiamo detto, beh, è temporanea, non deve durare per sempre. E cerchiamo di trovare una modalità affinché questo avvenga, l'unica modalità possibile era che noi avremmo dovuto fare un'occupazione di suolo pubblico con la nostra associazione, fare l'assicurazione, cosa che avevamo già fatto per la realizzazione dell'opera, e quindi prenderci carico della responsabilità su questo spazio. A quel punto noi diciamo no e lo smontiamo. Ci riproviamo questo giugno 2019 con una nuova storia e la metafora continua perché l'iceberg si scioglie, abbiamo fatto un'azione di smontaggio sempre comunicando con il quartiere quello che sta succedendo e torniamo con un progetto finanziato dall'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi che ci dice di nuovo noi siamo interessati a finanziare un progetto all'interno di uno spazio pubblico e noi indichiamo di nuovo un'altra volta che è accadimento terapeutico, invece no, e riproponiamo di nuovo Piazza Perestrello, perché comunque l'obiettivo che ci eravamo dati, che era quello appunto di creare una programmazione, non tanto la finalità di realizzare un'opera, ma di creare una programmazione sulla piazza, non eravamo riusciti a finalizzarlo. Ci andiamo questa volta facendo il percorso al contrario, quindi prima parlando con il municipio proprio prima ancora di fare il progetto, visto che l'iceberg si scioglie, in questo caso lavoriamo e collaboriamo con un graphic designer italiano che lavora ad Amsterdam che si chiama No Rocket, Francesco Zorzi, perché comunque avevamo già immaginato anche in questo caso che quest'opera sarebbe stata smontata e pensavamo che dovesse magari restare invece qualcosa all'interno della piazza. Decidiamo quindi di fare una barca perché l'iceberg si era sciolto, parlando anche di nuovo con le associazioni che avevamo già attivato nel 2017, convinceva comunque questa storia che ci era venuta in mente, anche perché quest'area ha tutti i nomi di strade che sono dedicate a geografi e sotto c'è l'acqua, la Marranella, è molto importante perché c'è tutto un fosso sommerso e l'acqua bollicante. E era una zona rurale, se vedete le foto storiche, è impressionante. Di nuovo facciamo un laboratorio di costruzione, è interessante perché è totalmente aperto e chiaramente sempre ha dei canoni, a parte gli Orso Grill, è sempre, non ha limiti nei confronti della popolazione. Gli Orso Grill servivano solo a limitare i materiali, non a chiudere l'area di cantiere. E realizziamo la barca con la finalità sempre di creare una ciurma, una comunità intorno a questo luogo. Di nuovo creiamo questo programma con le associazioni, si fa la celebrazione in piazza alla chiusura con una grande festa con la grattachecca, viene fatta una cena di quartiere con la consulta della Marranella e di nuovo questa volta non l'ufficio tecnico ma l'ufficio eventi, questo era l'obiettivo in questo caso era di fornire gli strumenti, quindi l'accordo che c'era con il municipio era quello di che noi avremmo realizzato l'opera e che però l'occupazione di suolo pubblico delle associazioni su questo spazio, su questa struttura, doveva essere data a titolo gratuito e il municipio si era anche detto favorevole ad agire da facilitatore per tutti i permessi che sono correlati a creare una programmazione in uno spazio pubblico.
Cosa succede? Indovinate un po' cosa succede di nuovo. Viene disatteso, quindi un'altra volta, e adesso siamo nel bel mezzo del capire il da farsi. Nel frattempo tutta una serie di realtà del quartiere si sono riattivate, tra la consulta della Baia che ci ha messo in dubbio il motivo per cui lo dovessimo smontare, a un comitato di quartiere del Pigneto che dice, diciamo, riparlando di questo spazio, ne riconosce comunque il valore, e quindi adesso stiamo in una fase ancora decisionale. Probabilmente comunque l'opera verrà o smontata o fatta un'opera di manutenzione, se dovrà restare, però solo, diciamo, in collaborazione con gli abitanti e diciamo con un dialogo con il municipio. Questo fa, diciamo, da un attimo una dimensione che è quella della città di Roma, che è una città che in questo momento vive come moltissime altre città, almeno è un comune che però vive una grande difficoltà nel riuscire a superare quelli che sono tutti i regolamenti amministrativi che esistono e tutte le norme tecniche che poi fanno sì che una qualunque azione vada fatta all'interno di uno spazio pubblico diventa quasi impossibile, e fa sì che questo tipo di progetti siano progetti sostanzialmente illegali, e fa sì che i comitati di quartiere, quando agiscono all'interno degli spazi, molto spesso diventano illegali anche loro, perché la procedura per dover fare una qualunque azione diventa talmente onerosa da diciamo far decidere alle comunità anche del luogo di dire ok, andiamo per via legale, che facciamo prima. Altro discorso però e altro contesto è nel riabitare, esplorare e sperimentare, che è un'azione invece in un territorio totalmente diverso, è sempre un progetto del 2019 e a Levice. In questo contesto invece il comune è diverso, siamo appunto in Piemonte, in Alta Langa, zona detta la meno nota delle Langhe, è al confine con la Liguria, e Levice è un comune di poco più di 200 abitanti. Questo è il progetto, si chiama Ricettario, e è un progetto appunto di residenza, principalmente di costruzione, intorno a questo spazio, che è uno spazio sempre di proprietà comunale, che è un'ex discoteca che si chiama la Baia Blanca. Questa zona è molto interessante perché è una zona assolutamente rurale, vive di quelli che sono i sintomi della maggior parte delle aree interne del territorio nazionale, vive un forte spopolamento, soprattutto uno spopolamento della popolazione giovanile principalmente, e allo stesso tempo però è un territorio che è molto vivo e si chiede come possa andare avanti. E in questo caso questa è una zona, è la zona della Valle del Bormida, che è un'area nota perché ha vissuto un forte inquinamento dato dall'ACMA, che era un'industria che produceva aromi alimentari principalmente, che è riversata nel fiume causando una serie di disastri ambientali e sulla salute, diciamo, degli abitanti del territorio. Questo evento catastrofico ha portato però anche a dei moti positivi all'interno del territorio, perché gli abitanti hanno iniziato a richiedere fortemente la valorizzazione degli spazi e l'uso di questi spazi. Tant'è che stanno nascendo comunque diversi progetti all'interno di quest'area. Quindi questo fa parte di un progetto più ampio sull'area piemontese, e decidiamo all'interno dell'amministrazione comunale e di un comitato che si chiama Comitato Matrice e un'associazione di Torino che si chiama Titolo, che è un'associazione di curatrici, diciamo, si capisce che questo è uno spazio che può essere uno spazio strategico per il territorio. È un'ex discoteca e all'interno della memoria collettiva di tutti, perché durante il periodo degli anni 80-90 la maggior parte delle persone si riversava qui per la movida estiva, sostanzialmente.
in quel periodo noi avevamo creato questo format che appunto si chiama Ricettare, questo è il primo capitolo, che è un format nomade di abitazione degli spazi e ragiona su, sul concetto di abitare un luogo come sentirsi appunto di appartenere a questo luogo e averne cura allo stesso tempo. Quindi per questo appunto immaginiamo una fase iniziale di avvicinamento e di dialogo con gli abitanti, una fase invece di residenza costruttiva con cui collaboriamo con il collettivo eccetera e un'associazione locale che si chiama Banca del Fare e stiamo lì per 10 giorni a fare sia attività di costruzione all'interno della progettazione e costruzione all'interno della discoteca e sia ad abitare il territorio sostanzialmente. Durante il cantiere organizziamo anche dei momenti di incontro, invitiamo soprattutto delle realtà del sud Italia per riuscire comunque a discutere insieme e ad avere idee o visioni diverse su quelli che è un tema comunque che accomuna anche posti abbastanza diversi tra loro, che è come riabitare luoghi che hanno perso senso o come riattivare gli abitanti, quali abitanti portare. Queste sono tutte domande che tuttora sono ancora, diciamo, sono ancora in fase di risposta. In questa prima azione il progetto è stato, diciamo, estremamente leggero, però l'idea era poi principalmente chiudere questa fase di residenza e di costruzione con una serie di incontri, invitando appunto una realtà internazionale, che in questo caso erano i collettivi, eccetera, una realtà nazionale, che sono stati i Tempo Riuso, e invece una realtà, un'associazione locale, per parlare di, diciamo, progetti sempre di attivazione di luoghi in aree rurali. Questo perché pensiamo che non ci sia una risposta unica ad un problema, ma ci siano una serie di materiali, tecniche e soluzioni che possano operare una trasformazione. Per questo il progetto si chiama Ricettario e andremo a fare una pubblicazione successivamente. È un primo esperimento. La parte molto interessante di un luogo del genere è che il comune era un comune estremamente piccolo, in questo caso a livello di normativa, diciamo, non si è proprio posto il problema del regolamento perché non c'era l'ufficio tecnico, ok? Non esisteva l'ufficio tecnico, c'era un altro tipo di avvicinamento e il cercare la risoluzione dei problemi è stata condivisa, cioè non è stata una io richiedo, diciamo, normalmente si richiede ai tecnici da parte dell'amministrazione di risolvere un problema. In realtà più piccole invece è interessante come si instaurano delle dinamiche sinergiche, perché comunque c'è un interesse poi comune a portare avanti un obiettivo e si riescono a trovare poi delle soluzioni sempre creative a, diciamo, ad alcuni scogli normativi. La cosa molto divertente è stata che siamo stati aiutati periodicamente da diverse persone del territorio, sia dagli abitanti di Levice che da persone che abitavano nell'area cuneese, che era molto vicina, e l'abbiamo trattato come, diciamo, come una casa temporanea, insieme a loro, riaprendola. Chiaramente poi abbiamo condiviso, la cosa più importante era la riabitazione e condividere momenti con chi abitava il luogo e di creare questa terza comunità, una comunità temporanea che andava ad abitare questi luoghi e dando magari anche una nuova energia. Ci sono stati anche momenti molto insomma, di festa, molto raccolti, e poi la festa di riapertura della Baia Blanca con la presentazione durante il giorno e poi la festa in serata a cui hanno partecipato anche una serie di, diciamo, era intergenerazionale, c'erano dai giovani agli anziani e tutti comunque si ricordavano di questo disco, che è stato veramente, veramente incredibile. La cosa interessante è che questo è un progetto appunto pensato per non andare ad esaurire completamente quelli che sono i bisogni di questo spazio,
ma ha attivato il comune e diciamo, la comunità di abitanti a immaginare degli usi intanto successivi a questa residenza. Hanno già fatto una festa in stile anni 50, avrebbero organizzato un mercato, un mercatino ortofrutticolo all'interno, e stavano comunque immaginando tutta una serie di attività, e l'idea è quella di portare avanti il progetto anche negli anni a venire. Quindi da questo passiamo invece a... Io non sono molto tranquilla, poi fermatemi, time out. Cambiamo contesto, da piccolo comune andiamo invece a Colonia, e il titolo è L'origine dello spazio nel fare, un titolo che potrebbe sembrare un po' criptico, però è appunto quest'idea che la nascita di un luogo, l'origine comunque di ciò che può avvenire nello spazio, sta nel iniziare a fare delle cose all'interno e nell'abitarlo. Questo è un progetto completamente, il contesto è completamente diverso, è per un festival di arti urbane, e il contesto è un quartiere che si chiama Ehrenfeld di Colonia, ed è un quartiere ora identificato come un quartiere molto, molto interessante per la trasformazione della città. Ci sono molti investimenti e si parla comunque di un quartiere che si sta mano a mano sempre più gentrificando, i costi delle case e degli affitti stanno salendo enormemente, e il ragionamento del festival di quest'anno è proprio sullo spazio pubblico, su come abitare la città al di fuori da quelli che sono gli sviluppi di una logica pianificatoria neoliberista, che fa sì che questi processi di gentrificazione portino a grandi spostamenti massivi della popolazione da territori ad altri, allontanandoli completamente dalla vita di determinati quartieri. Il contesto del lavoro erano tre archi sotto alla ferrovia. È un progetto degli anni 90 e da comunque appunto una ventina d'anni sono spazi che non sono stati mai utilizzati. L'unico utilizzo che è stato fatto di determinati archi è stato quello di aprire comunque dei bar o delle attività commerciali. Invece l'idea del festival era proprio di trattare questi tre spazi come spazi pubblici totalmente liberi e totalmente aperti. La residenza è stata divisa in tre momenti, una di ricerca, una di costruzione ed una invece di accademia, si chiama, e in tutte queste tre fasi si dovevano appunto fare delle azioni all'interno di questi tre archi. All'interno della fase di ricerca si è trovato poi il titolo del progetto, che è Simulet Singulis, che vuol dire simultaneamente e singolarmente, che è preso dalla commedia francese e vuol dire sostanzialmente l'uno che è parte di un tutto. Abbiamo trattato il progetto come un assemblaggio sostanzialmente, e sia dalla fase di ricerca c'è stato un momento proprio di esplorazione degli usi del quartiere, delle storie, di come veniva utilizzato anche questo spazio, e anche diciamo di materiali, una collezione di materiali. E durante la fase di ricerca gli archi erano stati trasformati in una sorta di salone collettivo aperto a discussioni. Nella fase di costruzione invece, insieme agli abitanti, sia appartenenti al quartiere di Ehrenfeld, sia invece appartenenti proprio alla città di Colonia, si sono costruite le varie infrastrutture del festival, che era, e questo, l'unico spazio diciamo chiuso era lo spazio dove avete visto il container, che era il luogo diciamo che aveva come funzione workshop e magazzino, però era anche l'area di InfoPoint e si poteva salire sul balcone. Tutto il resto degli archi erano pensati per essere vissuti continuamente ed essere diciamo accessibili a chiunque. Venivano previste sia delle attività organizzate e programmate, sia invece attività totalmente spontanee. I tre archi, uno è una piazza con il chiosco, che è questo chiosco qui fatto di lamiere di alluminio,
L'altro invece, l'arco mediano, era quello per lo spettacolo, era uno spazio teatrale che però poteva essere utilizzato anche normalmente per sedersi o lavorare, ci sono anche delle prese. E nel periodo invece dell'Accademia, che era il periodo durante il festival, con l'Università Tecnica di Colonia e l'Accademia delle Arti, sempre di Colonia, si fanno una serie di laboratori per costruire altri elementi di architetture temporanee che dovevano andare ad invadere lo spazio circostante. Una delle visioni comunque che c'era all'interno delle comunità che abitavano questo quartiere era quello di chiudere la strada. Infatti una sperimentazione con la festa di apertura era stata proprio di chiudere totalmente questo tratto viario, che poi non aveva molto senso a livello di circolazione. È stato preso questo tipo di progetto che, rispetto agli altri, diciamo, ha una temporalità ancora più stretta, perché appunto era un festival che si sviluppava in un arco di tempo abbastanza breve, dalla primavera a settembre, quando poi a ottobre è stato smontato, sono state smontate parte delle strutture. Sono rimasti i pavimenti e gli impianti elettrici, perché diciamo l'intenzione è che con questo festival e con il modo in cui la comunità e il quartiere si era avvicinato a questi spazi si potesse suggerire comunque una nuova trasformazione di questi archi e di farli comunicare con la piazza circostante. Questo è l'ultimo diciamo esperimento sul campo, che invece affronta due temporalità diverse e entra più nella parte normativa. È un progetto che si chiama Prossima Apertura, è un concorso che vinciamo nel 2016 con il MIBACT su il bando periferie, e lo vinciamo con la proposta di non un progetto vero e proprio, ma più con un processo di trasformazione di una piazza. La piazza si trova all'interno del quartiere Toscanini. Aprile è una città che sta, diciamo, a sud di Roma, non molto lontano da Roma, è un comune a sé, e uno dei requisiti comunque per i comuni che partecipano al bando era quello di da garantire comunque che i lavori sarebbero entrati, i progetti sarebbero entrati in una fase esecutiva. Questo è il quartiere, è un quartiere che si è sviluppato durante principalmente gli anni 70-80, è edilizia economica e popolare, e la zona del progetto è, diciamo, quel quadrato che vedete a destra della chiesa, che è quella ciambella, e viene detta la Buca. È una piazza mai sviluppata di una pianificazione precedente. Doveva essere una piazza, ma un contenzioso tra la ditta che stava realizzando i lavori e il comune fa sì che questa piazza non fu mai stata poi conclusa. Il tessuto è molto particolare, perché diciamo è una zona che nell'immaginario comune non gode di buona fama all'interno del comune di Aprilia. C'è una situazione sociale mista, non è totalmente, diciamo, disagiata, però soprattutto nella L che abitano, diciamo, nella L degli edifici adiacenti alla Buca, di quella che sarebbe dovuta essere Piazza Europa, ci abitano diverse persone di diverse classi sociali, e alcuni hanno occupato anche degli spazi dello stabile, quindi abbiamo già intuito, sia nella fase di presentazione del progetto al concorso, che era un contesto molto delicato di azione, per quello decidiamo di aprirci alla collaborazione di nuovo con degli psicologi sociali, con un gruppo di curatori, e di aprire il più possibile il gruppo di ricerca anche ad artisti, fotografi, perché il progetto diciamo era un progetto che doveva essere anche molto improntato su una ricerca sociale, su quello che era il territorio, e soprattutto di una nuova restituzione di quelli che erano gli abitanti e l'immagine del quartiere in generale,
che nonostante le diverse difficoltà ha un forte senso di appartenenza con il luogo e soprattutto ha un grande desiderio di rivalsa e un grande desiderio di un luogo di aggregazione. Quindi diciamo, l'idea di questo progetto è quella di riuscire a lavorare su due piani diversi. Uno è quello di dare un'infrastruttura spaziale, che quindi è quella che chiamiamo appunto il sistema del progetto più tradizionale, che rientra appunto nell'opera pubblica, e l'altro però invece è di intraprendere tutte quelle che sono le strategie che abbiamo messo, diciamo, su cui abbiamo lavorato in tutti questi anni, che sono strategie di attivazione temporanea degli spazi, per dare delle programmazioni, per far avvicinare tutte le diverse realtà che abitano il territorio e ad avere degli obiettivi per poter arrivare poi a una, diciamo, a un mantenimento degli spazi e anche a delle proposte da fare per animare questi spazi e anche delle gestioni, diciamo, e partecipazione tra il comune e diverse associazioni che abitano il quartiere, che già diciamo, fanno una serie di azioni all'interno del parco, ad esempio, il comitato di quartiere cioè si occupa di diverse aree del parco in accordo con il comune. È un progetto molto complesso perché si entra proprio all'interno di quello che è il regolamento edilizio in un certo senso e quelli che sono le gare d'appalto per fare le opere pubbliche. Per esempio, come spieghi a un comune di mettere all'interno dell'opera degli psicologi sociali? È stato un percorso abbastanza complesso e soprattutto la cosa interessante è che questo progetto, diciamo, la parola sicurezza ha attraversato moltissime fasi di questo appunto del progetto, sia dal reperimento dei fondi, perché i fondi che erano stanziati per fare questa piazza da bando erano 250.000, è una piazza di circa 8.000 metri quadri, diciamo, per capire la scala economica con cui si immagina di fare questo progetto, e riusciamo a prendere altri fondi perché stiamo collaborando con uno studio, perché non so se tutti lo sapete, ma per fare una piazza, un'opera pubblica in Italia, comunque devi aver già fatto un'opera pubblica dello stesso importo, perché altrimenti non hai i requisiti per poter portare avanti il progetto. Quindi, diciamo, il gruppo appunto di lavoro si amplia, stiamo collaborando anche con un altro studio di Roma che si chiama DLM, e con loro si amplia lo sguardo della ricerca non solo alla piazza, ma al quartiere e anche, diciamo, al parco che vedete qui, insomma, il parco sempre delle città europee che sta adiacente alla piazza, con un concorso del Ministero dell'Interno, con un bando del Ministero dell'Interno. Il comune di Aprilia, con un progetto scritto a più mani, riesce a prendere un finanziamento di 1 milione aggiuntivo per opere di sicurezza. Questo perché? Perché comunque l'assunto è che la maggior parte delle persone dicono: ma ci sarà la polizia, ci saranno le telecamere, i cancelli, perché la sicurezza adesso è si può dire la parola chiave che si riscontra nella maggior parte dei casi in tutti, diciamo, gli spazi in cui non è chiara di chi è l'appartenenza, a cui ci si sente proprio diciamo in un ambiente quasi alieno, e soprattutto negli spazi collettivi. E la sicurezza invece, per la scommessa di questo progetto, sta nel far passare che la sicurezza è nel vivere il luogo, cioè nel fatto che ci sia una comunità che intorno a un luogo, che c'è una comunità che abita gli spazi e che partecipa alla stessa trasformazione. Infatti sono state attivate una serie di focus group e tavoli con le associazioni e gli abitanti già prima, diciamo, l'apertura del cantiere, che una parte del cantiere si sta concludendo, e l'idea appunto era di iniziare a fare già delle azioni nel mentre il cantiere si stava sviluppando. Quindi c'è stata per esempio un'azione di un artista che si chiama Luke Candy, che è stata un'azione grafica, c'è stato un lavoro sulle balconate di fronte alla piazza da
insomma fatto recentemente, un lavoro sull'identità dei luoghi e sugli abitanti che abitano, che sono, si trovano all'interno degli edifici, che hanno partecipato comunque attivamente a farsi fotografare, volevano diventare protagonisti. Anche qui si è scaturito un putiferio, perché comunque essendo una vita molto, ci sono storie che si sovrappongono all'interno di questo luogo, anche molto dure, cioè, ci sono storie di spaccio, di criminalità, quindi è un'area molto, molto delicata. Però questo progetto intende non escludere nessun tipo di abitante, diciamo, dalla piazza stessa. Quindi questa serie di azioni porterà poi all'apertura di una delle due piazze, si spera, diciamo, a dicembre, anzi non si spera, ma a dicembre dovrebbero concludere i lavori della piazza bassa, quella che chiamiamo l'arena, per avviare tutta una serie di laboratori su diversi temi della piazza, a completare, a caratterizzare in maniera un po' più anche personale insieme agli abitanti determinate aree tematiche del progetto. Ad esempio l'Oasi avrà un laboratorio sul verde pubblico, un altro sarà lo sport, un altro lo spettacolo diciamo, poi invece ce n'era uno che era dedicato al tema ludico sulle balconate, e tutto questo è per portare poi una programmazione di attività all'interno di questi spazi. Poi al di là delle strutture, se rimarranno o non rimarranno, è per portare la trasformazione di un bene condiviso insieme a chi comunque questo quartiere lo conosce e lo abita. E, è, diciamo, continuamente in divenire. Anche qui, nonostante sia una realtà più piccola, ci sono sempre determinati scogli da superare. Adesso il nuovo tema sarà capire, il tema sarà la recinzione, perché ad esempio noi non volevamo prevedere alcuna recinzione, però ci sono dei box sulla piazza, e la preoccupazione degli abitanti, dei proprietari dei box, è su una questione di sicurezza per il, diciamo, le loro proprietà. Il dialogo sta continuando e adesso appunto vi farò sapere più in là, e vi ringrazio. Innanzitutto grazie per averci invitati, e soprattutto per aver invitato Orizzontale, che credo sia una delle realtà che in Italia sta movimentando il mondo dell'architettura, che forse è un po' ingessato negli ultimi anni, almeno lo dico dal nostro punto di vista, che forse è un po' provinciale, però che soffre, diciamo, di un po' di problemi. E mi trovo in imbarazzo a fare delle domande a Nasri, perché è stata una presentazione che in qualche modo ha coperto un arco incredibile di esperienze con cui mi sento di dire che abbiamo molte affinità, perché ci siamo già incontrati, abbiamo anche avuto modo di scambiare diverse opinioni, ma il tema di partenza è il tema di partenza che ha portato noi a ragionare sull'idea innanzitutto di formare un collettivo per metterci in gioco, che è quello dello spazio pubblico, non solo perché è un tema irrisolto in questo periodo a cui si dà poco valore forse, ma soprattutto perché è uno spazio che ha una rappresentatività e una potenza anche dal punto di vista sociale che in qualche modo si sta ignorando, e forse anche in questo momento qui si sta un pochettino, come dire, riattivando. Oggi è il 26 novembre 2019 e siamo in pieno fenomeno sardine, così è chiamato, un nome non certo così potente, ma diciamo che semplicemente l'idea di vedere tante persone in uno spazio sta in qualche modo percorrendo velocemente il nostro paese, dando una strana sensazione di euforia, è qualcosa che forse qualche anno fa sembrava impensabile. E questa cosa qua mi fa collegare un po' a... Io non so se poi devo farti delle domande,
mi sento abbastanza in imbarazzo da questo punto di vista. Però diciamo che sono dei temi su cui abbiamo ragionato tanto anche nella nostra esperienza, che magari è meno strutturata della vostra. La vostra ha una linearità, una perseveranza che è ammirevole. Cioè presentare progetti che hanno origine nel 2010, che continuano a riproporsi dall'idea di che battaglia sia. Chi ha visto? Provare in questo momento a lavorare su alcune cose. E uno dei primi temi è quello del temporaneo, cioè almeno credo che anche tu come noi abbia studiato almeno inizialmente l'architettura come qualcosa che ha una presenza, dei tempi molto lunghi, che poi si ripercuote magari anche sulla società, proprio in termini di spazio pubblico, come dire, qualcosa che anche condiziona lo spazio stesso, creando di per sé, se vuoi, anche uno spirito di appartenenza, un immaginario, che è una parola che ricorre spesso nella vostra presentazione. E ora voi, e anche a noi capita spesso, e anche altre esperienze, si lavora invece su, come dire, installazioni o azioni che per volontà o per necessità ufficio tecnico hanno un tempo che o è imprevedibile o è già preventivato come estremamente breve. E anche a noi è capitato di fare questo tipo di esperienze con gli workshop dell'associazione di cui facciamo parte. Viviamo un'euforia incredibile, vediamo una riattivazione sul momento spesso di comunità magari molto piccole, che quindi aspettano principalmente un'attività più che un progetto. E quello che mi chiedo è, però, quando ce ne andiamo con grande nostalgia, è poi cosa sarà di questa cosa qua? E quello che mi chiedo io è, dalla vostra esperienza, queste pratiche hanno in qualche modo un futuro? Perché da un lato c'è magari il MIBACT che in qualche modo promuove questo tipo di attività, però c'è dietro un disegno, perché poi ci si scontra con quello che sono le realtà che accolgono queste azioni, che sono appunto magari o le amministrazioni, i comuni o le comunità stesse che hanno difficoltà a comprendere questi processi. Cioè, nella vostra esperienza, cosa è importante per lasciare un segno che non sia semplicemente un bel ricordo, ma che sia l'inizio di un innesco? Allora, diciamo, nella nostra esperienza in alcuni casi abbiamo anche dubitato sull'effettive ripercussioni che potesse avere un'architettura temporanea all'interno di determinati luoghi. Quello che abbiamo notato cambia, diciamo, gli esiti sono sempre cambiati molto a seconda dei luoghi dove ci andavamo a insediare, per quello dico, diciamo, non c'è mai una metodologia, una risposta univoca, perché comunque gli abitanti, i luoghi vivono di peculiarità e caratteristiche, anche se simili, molto diverse. Quello che è stato utile in molti casi è stata anche una presa, diciamo, è stato non dare strutture temporanee nel momento in cui, lasciandole poi completamente senza monitoraggio, a comunità che non erano formate sostanzialmente. Quello è stato un passo fondamentale, cioè i luoghi in cui c'è un senso di comunità molto forte, che sono poi i centri più piccoli nella maggior parte dei casi, c'è una vita diversa di quello che lasci, c'è una gestione diversa, ma perché già c'è un percorso di ragionamento e c'è già un senso di appartenenza dietro a un luogo. In spazi come Roma invece la criticità era più manifesta. Per cui, ad esempio, Piazza Perestrello, che è un luogo che definiamo molto spesso come il teatro dei più numerosi fallimenti, potremmo dirlo, però è quello che ci ha dato anche molto terreno di ragionamento. In quel caso, quello che sarebbe utile, ed è sempre utile, è dare degli strumenti alle comunità con cui si lavora. È avere un processo che non arriva necessariamente calato dall'alto, che tu vai, arrivi, fai una cosa, prendi e te ne vai, che era invece più nello spirito di alcuni interventi che abbiamo fatto inizialmente, per esempio gli arredi nel 2012, lo dico, c'era stato un grande dibattito sia tra la popolazione ma sia anche interno nostro su capire quanto fosse legittimo fare delle azioni di questo tipo.
È vero, se non c'è una continuità, però vuol dire perché non c'è una comunità intorno a un luogo che si crea un obiettivo. Quindi la prima cosa è la formazione di un obiettivo all'interno della comunità. Quindi a volte succede che architetture che immaginavamo temporanee invece sono più stanziali del previsto, come la torre e la barca su ruote in Olanda, teoricamente doveva essere smontata l'anno successivo e ancora su l'hanno spostata da un'altra parte perché diciamo che avrebbe avuto una vista migliore, quindi era totalmente fuori controllo questo esito. Però quello che abbiamo riscontrato è che appunto c'erano diverse realtà che gestivano un luogo. Un altro esempio, sempre di un'architettura temporanea che è ancora in piedi, è stata le Azzorre. Un'altra è a Milano, è durata per 3 anni, a Cinisello Balsamo. Poi è stata demolita perché dovevano realizzare una nuova piazza con una nuova edificazione. Quindi diciamo sì, è una domanda che ci poniamo tuttora, però la cosa sicuramente lo strumento che ci piace di più del temporaneo è il fatto che dia una trasformazione tangibile di uno spazio e possa rispondere a dei bisogni immediati di vita di un determinato luogo, che a volte processi con temporalità molto più lunghe e che comunque sono sempre molti edifici si possono definire comunque temporanei, però alcuni piani, pianificazioni o edificazioni chiudono i luoghi. Quindi quello che abbiamo notato è che appunto fare questo tipo di interventi anima gli spazi pubblici, riesce a dare una risposta a quelli che sono dei bisogni immediati di aggregazione, di condivisione dello spazio stesso e genera anche delle nascite di nuovi collettivi, in alcuni casi abbiamo visto, quindi non è sempre, sono dei semi che vengono, li pensiamo come dei semi, appunto per quello li chiamiamo scenografie, devono in un certo senso abitare un luogo e poi possono scomparire perché è previsto già nella progettazione delle strutture stesse, perché rientrano in quella che è la programmazione dello spazio e dell'inaspettato che si può trovare all'interno della città. Però appunto questo dubbio ci ha anche portato a metterci alla prova su invece creare un processo che potesse lasciare dei segni diversi rispetto a una temporalità diciamo breve, ma invece di medio e lungo periodo, che era la piazza d'Aprilia. In quel caso, durante la progettazione, dei dubbi che venivano era: ma come si progetta l'inaspettato? Cioè come si progetta uno spazio che dovrà accogliere una società futura che magari avrà dei bisogni e delle necessità completamente diverse? E diciamo una risposta che troviamo è che comunque, che ci ha insegnato molto il temporaneo, è del creare degli spazi irreversibili anche nella progettazione di lungo termine, o degli spazi liberi che possano permettere comunque la creazione di superfetazioni o di costruire dell'altro, delle altre strutture temporanee. Questo è quello che abbiamo notato. E poi l'altra cosa invece che resta invece con le comunità e che resta anche a noi è la condivisione del lavoro insieme. Quindi noi impariamo molto spesso storie o tecniche o saperi di cui eravamo completamente scevri anche nella costruzione, perché noi abbiamo iniziato proprio in maniera completamente, si potrebbe dire, allo sbaraglio in un certo senso, però da autodidatti, e man mano facendo tutta questa serie di progetti, anche sono dei progetti di formazione sia per altre persone che per noi, e quindi penso resti anche quello, uno scambio del saper fare che poi è un filone importantissimo che porta con sé il temporaneo, che è riuscire a imparare a fare qualcosa insieme, che è una pratica che è fondamentale per lo spazio pubblico. Tu parlavi appunto, che è molto interessante adesso, del movimento delle sardine, ma come era i girotondi o Hong Kong, in questo momento moltissime piazze si stanno animando, che sono spazi all'interno dei quali la comunità insieme cerca di
in quel caso rivendicare dei diritti o manifestare il proprio pensiero, in altri casi è riuscire a creare qualcosa insieme, che è un'abitudine che è insita dallo spazio, negli spazi liberi che sono quelli degli spazi pubblici e spazi collettivi della città, chiusi o aperti che siano, che è l'abitudine a riuscire a stare con una persona che magari non conosce o non ne va neanche, con cui non condivideresti probabilmente uno spazio privato, che è un'abitudine, a mio avviso, che piano piano si sta un po' perdendo, perché o ci sono spazi di consumo, quindi non sono spazi, diciamo, di creazione comune, sono spazi di, sì, passare il tempo insieme, ma consumare il tempo e consumare un prodotto. Quindi vai, non so se ho risposto a tutto. Sì, sì. Ti ha trasmesso un'esperienza in maniera molto efficace. Sì, l'altro tema che penso c'è a comuni, tra i tanti, è appunto quello del lavoro collettivo. Che di fatto anche noi nasciamo come collettivo, e l'idea di fare un workshop, che poi sono quelli di autocostruzione, era l'idea di allargare, questa cosa è diventata a sua volta un altro collettivo ancora più allargato, per cui è un meta collettivo, e credo che si colleghi con questa quasi ossessione con lo spazio pubblico, perché evidentemente è lo spazio in cui riconosce anche l'altro senza avere una condivisione totale. E sì, la domanda che noi ci poniamo a volte quando riusciamo a respirare dal lavoro e a riflettere su quello che facciamo è appunto: questa situazione è transitoria di questo periodo, è una cosa che andrà allargandosi, non ci sono molte certezze, diciamo, in questo momento dal punto di vista di come si svilupperà il mondo, e forse è anche interessante come sistema, e quindi anche in questa cosa qui io vedo un elemento molto interessante. Penso sempre agli anni, appunto, della formazione all'università, quello in cui magari condividi con altri determinate passioni, ma cresci un po' nel mito di chi, dell'architetto eroe, che ha una visione, diciamo, della società, materializza in un edificio estremamente iconico, e poi noi ci ritroviamo a fare tutt'altro, cioè a ragionare sulla debolezza a volte degli spazi pubblici, su, appunto, come dicevi tu, la parola interessante è la trasformabilità, cioè l'idea di prevedere qualcosa che necessariamente poi verrà cambiato perché si spera venga migliorato, è qualcosa che probabilmente solo 20 anni fa veniva visto come un insulto rispetto a un progetto. Questa cosa, visto che la vostra esperienza, appunto, è per fortuna di fuori, non si limita a Roma o l'Italia, vedi che è qualcosa che in qualche modo è comune, diciamo, è trasversale, o in altri stati è semplicemente, come dire, assodata? Sto pensando a varie realtà, sto pensando anche all'utilizzo, appunto, delle strutture temporanee. Avevo visto tempo fa un progetto interessante su Barcellona, in cui stanno pedonalizzando i blocchi di Cerdà, formando questi super blocchi, e il comune aveva proprio previsto il fatto che delle installazioni temporanee servissero, come dire, a ingaggiare la popolazione, a fargli riscoprire lo spazio che avrebbero guadagnato dal recupero di semplicemente metà della carreggiata della strada, attraverso degli elementi che potevano spostare, che venivano monitorati e che in qualche modo poi erano legati in qualche modo a un feedback che loro davano sempre interagendo con questi elementi. Cioè, quello che in qualche modo credo ci accomuni è vedere in queste azioni una necessità di riappropriazione dello spazio pubblico, non solo come, diciamo, professionisti, ma proprio come abitanti, come persone. C'è qualche esperienza che potremmo copiare per riuscire anche a indirizzare quelle che sono le amministrazioni e le politiche in tal senso, in modo da non dover sempre rischiare le nostre dita con delle installazioni in legno, per riuscire a dimostrare che effettivamente si può cambiare? Beh, ci sono anche esempi in Italia, mi viene in mente questo, ciò che dicevi di Barcellona, adesso a me sta succedendo, sempre, quasi sta succedendo tutto a Milano in questo periodo, e
però in questo momento è un'amministrazione che sta prevedendo alcune azioni, per esempio per la ridefinizione della circolazione urbana, quindi si creano aree, pedonalizzano determinati tipi di aree per, e stanno anche facendo degli strumenti di gestione insieme alle associazioni locali. E è vero, perché in altri paesi come l'Olanda, anche la Germania, è un fenomeno che già negli anni comunque precedenti, perché già negli anni 90 si parlava di questo e si facevano azioni in questo senso di strutture temporanee, e quindi è stato già metabolizzato ed assorbito. Esempi da copiare su tutti, per tutti noi, se l'avessi proprio in tasca, beh, che parli di questo di cui parli di Barcellona, un esempio di Utrecht è interessante, perché lì ci sono tutta una serie di normative, però sono abbastanza leggere, quindi forse si dovrebbe partire non tanto da un esempio da copiare, ma anche da partire da come riuscire a direzionare il regolamento, perché i regolamenti in un certo senso si cambiano anche con la pratica. Certo. Mi interessava molto la parte dell'architetto eroe e secondo me condividiamo queste architetture in vitro come venivano presentate nei modellini perfette. Poi è stata anche una cultura abbastanza sdoganata nella contemporaneità, perché comunque ogni palazzo, anche degli architetti più famosi, ha magari un portiere, un magazzino, ha una vita interna imperfetta rispetto a come era stato immaginato all'interno del rendering. C'è tutto uno studio di Hake sul padiglione di Mies van der Rohe, tutto uno studio sul magazzino del padiglione, su cosa ci passa dentro. Quindi questa è la parte poi più interessante di alcuni edifici. Rispetto a questa cosa di esempi da copiare, ce ne sarebbero. Io per esempio vorrei copiare l'esempio che stanno facendo a Berlino con la Floating University, in una zona semi-paludosa, che ogni, mi sembra, biennio portano avanti, fanno queste strutture temporanee impressionanti dove fanno delle lezioni, fanno anche stampa, fanno un giornale, c'è una sperimentazione enorme e invitano docenti o in realtà da tutto il mondo per andare lì a far partecipare al programma culturale. Quello secondo me sarebbe un esempio che potremmo copiare da qualche parte in un'isola felice, però tutti, quello che ho notato comunque alla fine anche lavorando fuori, cioè c'è sempre lo scoglio amministrativo. Io mi aspettavo la Germania molto più libera su alcuni tipi di norme, in realtà facendo il festival non era proprio così. Cioè comunque, copierei, neanche vorrei però da una parte che fosse troppo normato il contrario, cioè che tutte queste azioni entrassero all'interno poi di una normativa specifica. La cosa ideale sarebbe avere delle linee guida per riuscire a permettere questo tipo di vita informale o le strutture di questo tipo nella nascita di una pianificazione di lungo termine che sia assorbita. Un esempio che mi viene sono degli interventi che hanno fatto in Spagna, questo non è sul solar, che poi sono sempre stati sostituiti successivamente da altri progetti e che sono state sempre delle sperimentazioni temporanee su determinati spazi che venivano ridati alla collettività, che è molto interessante. E altro da copiare, non ci devo pensare, ce ne sono tanti. Gothenburg River City è un esempio molto particolare, perché sono partiti su una nuova visione strategica, però bisognerebbe portarlo proprio alle politiche territoriali, guarda, la pianificazione si fa anche così, e proporla. Però si sta andando comunque in quella direzione, già tutte le biennali di architettura che si vengono, il tema comunque gira e rigira,
sì, molto diffuso. Gravita intorno a quello e si sta diffondendo. In più il dibattito anche all'interno dell'ordine, dei vari ordini degli architetti, anche nell'ordine nazionale, sta crescendo. Noi ci ricordiamo comunque nel 2010 non venivamo neanche considerati architetti né architettura, quello che facevamo, mirabolanti castori, che cos'è, insomma, non era architettura sostanzialmente. Adesso è un fenomeno, è sicuramente figlio del nostro tempo, però da una parte ogni tipo di pianificazione di un certo momento storico porta a una controcultura e quindi probabilmente invece stiamo sicuramente vivendo in un momento in cui ci sono due necessità parallele, una è la singolarità e lo sviluppo della singolarità, l'ipercontrollo, e dall'altra parte una necessità di liberarsi del controllo e dell'informale che sta crescendo dappertutto. Quindi invece, andando all'inizio della domanda, che era molto interessante, il futuro, che quello non si sa, perché è sempre stato, diciamo, le più grandi previsioni, come i viaggi spaziali, il più grande cambiamento che hanno portato i viaggi spaziali sono stati dei progressi tecnologici sulla Terra, per esempio Skype, più che andare a conquistare Marte. Quindi questo è una cosa che è divertente comunque dirsi, perché noi ce lo chiediamo e confidiamo nel fatto che comunque si parla sempre più di collettività, è una necessità che si sente dappertutto. Bisogna capire se ritornerà di nuovo invece il mito della città ideale costruita dall'architetto singolo. Architetto eroe che crea. Che comunque c'è ancora, quindi. Sì, che crea quegli spazi in cui poi bisogna costruire qualcosa di temporaneo per convincere le persone. Sicuramente continuerà ad esistere, perché tanto le città ci sono, l'infrastruttura andrà fatta per un male, andrà ripensata forse. Però sì, e un altro interessante esempio è a Taipei, però appunto come normativa come la nostra, gli esempi di Aprilia potrebbe diventare un esempio. No, era lì che volevo arrivare, poi tu hai un'enciclopedia che mi sta sorprendendo gli esempi. No, nel senso che il vostro potrebbe essere un caso pilota. Potrebbe essere un caso studio pilota, sì. Quello è l'obiettivo, è quello, di fare un caso pilota, e un caso studio pilota è di poter fornire comunque un approccio per un altro tipo di progetto simile a questo. Quindi di riuscire anche a dire come magari si riesce a portare all'interno di un'opera pubblica laboratori temporanei, come riuscire a lavorare anche con altre professionalità che normalmente non sono previste all'interno di una gara, e come inserirle, quindi quello sicuramente sì. Infatti a fine, diciamo non proprio a fine progetto, però l'idea è anche quella di prendere tutta la documentazione e di scambiarla il più possibile, perché noi stiamo imparando molto, è ancora un processo in divenire, quindi ci si potrà anche confrontare su quali sono stati i punti positivi o quali magari invece gli aspetti che dovranno sicuramente andare meglio, e soprattutto perché sarà la prima opera tra virgolette permanente comunque, e quindi anche lì sarà utile per noi capire in che direzione ci siamo mossi e quali sono stati degli aspetti su cui migliorarsi. Sarebbe bello fare proprio un incontro lì, infatti è una cosa che stiamo immaginando in futuro. Ah, bellissimo. Beh, credo che l'esperienza sarebbe poi utile e diffusa anche a livello nazionale, oltre che nella vostra esperienza, perché è un progetto che da quando ne hai parlato la prima volta mi ha sempre colpito, perché tanto, cioè, indica da parte vostra una grandissima capacità di perseverare in un obiettivo. Perché quando hai detto il budget, effettivamente un attimino non riuscivo a capire come. Ma era ridicolo, ma anche noi all'inizio del concorso, è bello fare queste chiacchiere così, perché poi ci sono tutti sempre in retroscena, però alla fine se lo metti a confronto è il budget per costruire un festival contemporaneo. Sì, sì, ovviamente. Io farei un po' una. Secondo me ci sono ancora tantissimi argomenti di cui discutere. Sì. Io lascerei fare un giro ancora con delle domande del pubblico.
E poi possiamo continuare in modo molto più informale, se hai ancora energie per poter rispondere alle nostre domande. Ci sono delle domande da parte del pubblico? Io volevo chiedere se avresti magari dei consigli o comunque qualcosa sul com'è il primo approccio con delle realtà che magari non hanno mai avuto a che fare con questo tipo di pratiche, con appunto residenti che non hanno idea di che cosa sia un'installazione temporanea o un progetto condiviso. Fare una, ma, diciamo, prima per esempio il momento rompighiaccio, colloquiale, caffè, e poi si scopre mano a mano, perché a volte ce lo diciamo anche noi che raccontare determinate cose e dialogare per far arrivare il punto sembra molto caotico. Però il consiglio principalmente prima di iniziare è di essere aperti a comprendere com'è il territorio, chi abita un luogo, che tipo di memorie ci sono, anche perché a volte arrivano anche spunti molto interessanti per fare proprio il progetto. E l'altra è creare una situazione informale di racconto e far partecipare le persone alle diverse fasi. Non chiedere, secondo me l'unica cosa, cioè un errore che si fa a volte è dire cosa vuoi, cioè cosa progetti, cioè è come se, non lo so, io lo vado a chiedere a mia nonna, a volte glielo ho chiesto, esperienza così, e lei che mi dice, cioè, può essere anche molto fantasioso, poi ci sono delle fantasie interessanti che escono, però davvero bisogna demandare a un'altra persona che magari ha un altro bagaglio culturale dietro di sé di prendersi la responsabilità di progettare lo spazio, cioè noi non crediamo in questo modo. Quindi il primo consiglio è non chiedere a un abitante di progettarsi lo spazio sotto casa, ma piuttosto di capire come vorrebbe viverlo, che rapporto, che memoria ha con quello spazio, se lo usa, perché no, con una chiacchiera normale. E poi fare delle attività, una cena, diciamo, noi ci piace utilizzare sempre il cibo nella maggior parte dei casi, ma penso tutti qui, tutti italiani. Ma non solo in Italia, comunque il cibo è la prima cosa, è l'elemento più immediato e conviviale per far avvicinare le persone soprattutto. E quindi anche quello, organizzare un momento che non è necessariamente legato a una, tipo, una presentazione frontale come questa, ma è un conoscere gli abitanti. Sembra molto banale, però sì. E poi ero curiosa di sapere quante, di solito, quante persone non professioniste del vostro settore prendono parte a questi progetti collettivi, cioè se c'è una grande partecipazione di non professionisti oppure... Cioè partecipazione sì, di entrambi, non professionisti a diversi livelli. Nella costruzione, se facciamo call aperte, sono tendenzialmente persone di una fascia d'età ben riconoscibile, quindi tra i 21 ai 38-40. E se stiamo a Roma, per esempio, però dipende, perché in altri contesti abbiamo lavorato insieme a 60 anni, che molto più abili a costruire sicuramente tipo, però da cui abbiamo imparato anche molto. E addetti ai lavori sì, no, in altre sedi, cioè vengono magari a visitare lo spazio, non necessariamente partecipano alla costruzione se non sono studenti o giovani professionisti. E poi gli abitanti partecipano nelle maniere più disparate, portano, cioè scambiamo il pranzo, facciamo la pausa caffè insieme, costruiscono, ci correggono sempre qualcosa che facciamo, per sapere pure meglio di noi, c'è sempre qualcuno che ti dice come dovresti fare le cose. Però invece per la realtà più piccole la partecipazione è molto più eterogenea e diversificata, quindi è interessante questo aspetto, però quello passa, credo, da una comunicazione, da un bacino di persone che magari ti segue, per cui se sei all'interno di una città, diciamo, il fenomeno di, cioè, riuscire a fare un ingaggio mirato, far partecipare le persone direttamente al cantiere è un po' più spinoso.
poi perché devi scrivere tu, insomma ci sono una serie di regole che poi devi seguire, devi coprire da assicurazione in una realtà più piccola, anche diciamo sempre con un'assicurazione le facciamo queste cose da un po' di tempo a questa parte, però è più fluido il tutto. C'è un'altra domanda? Ciao. Ho domande. Sì. La prima, come vi definite? Nel senso che io ascoltandoti dico ok, sono architetti, ma non sono architetti, la costruzione è fine per realtà creare comunità. Quindi la prima immagine che ho in testa è facilitatore sociale. Ma anche tipo quando parlate con la municipality o con le comunità, dici ciao, sono un architetto, voglio fare questo, oppure ti definite con un altro ruolo, anche durante il processo? Noi ci definiamo come un collettivo di architetti, anche perché l'architettura è entrambe, è lo spazio e come è vissuto lo spazio, non sono due cose che vanno necessariamente divise tra loro. Poi è chiaro, dipende qual è la finalità, l'oggetto è lo spazio pubblico, se ti dicessi che vado a fare un monumento in mezzo a una foresta è un altro tema, però noi ci definiamo architetti, collettivo di architetti, quindi quella è proprio la... sì, ci riconosciamo in questo modo. E la seconda domanda è... sopravvivete solo questo o dovete fare anche l'amore? Questo in cosa? Questo dici l'architettura, cioè questo l'attività del collettivo o questo il lavoro dello spazio pubblico? Collettivo questo. Allora, non viviamo solo di spazio pubblico perché sennò non sopravviveremmo, quindi no, viviamo anche d'altro. Siamo molto più a tempo pieno sul lavoro del collettivo e abbiamo avuto, ognuno comunque ha delle esperienze anche di lavoro personale e in questo momento sopravviviamo più di questo, sì, però non solo con lo spazio pubblico, perché è una pratica che diciamo poi nel tempo l'aver avviato un percorso di autocostruzione, di realizzazione di oggetti e strutture un po' così, ci ha fatto anche aprire altri campi di azione, tra cui allestimenti museali per esempio, installazioni per festival o locali estivi, quindi facciamo anche quello. Quello è parte, assolutamente parte integrante della pratica e anche molto importante all'interno della pratica, perché diciamo quello che fai con la ricerca te lo porti, ti porti una parte di sensibilità per fare quei tipi di progetti, però anche quella parte è fondamentale per altri tipi di ricerca, più su materiali con carattere estetico, per un esercizio fondamentale per la professione. Quindi sì, no, cioè viviamo sì, non solo di spazio pubblico, quindi sì. Eppure è interessante uscire ogni tanto dallo spazio pubblico. Sì.